Ciao a tutti e benvenuti in questa mia nuova recensione che vede uno dei film che attendevo di più quest'anno. Dovevo uscire in primavera, ma è stato spostato ora, quindi nel mese di dicembre. Sto parlando di Heart of the Sea, le origini di Moby Dick. Tratto dall'omonimo romanzo di cui metterò l'immagine nel video, e in regia abbiamo Ron Howard, che io avevo sentito nominare, ma non mi ero focalizzato più di tanto sulla sua filmografia e devo dire che ho fatto male perché nella sua filmografia come regista troviamo film come Apollo 13, Il Grinch, A Beautiful Mind e Rush, quindi devo dire che ha fatto buonissimi film. Beh, cosa dire su questo film? La trama più o meno è quella, ovvero che cosa? Beh, abbiamo una spedizione che vede la baleniera Essex, se non sbaglio, fatemi controllare un minuto. Sì, la baleniera Essex che è andata in mare aperto per cercare olio di balena, perché nel periodo in cui è ambientato il film, l'olio di balena è molto, diciamo, importante nel commercio. E quindi partono per questa spedizione. E giusto giusto che succede? La loro spedizione in mare aperto viene interrotta dall'incontro con questa balena di gigantesche dimensioni dal nome Moby Dick. E proprio questa Moby Dick distruggerà la loro nave e dovranno sopravvivere a un periodo alquanto lungo in mare aperto. Quindi è un momento decisivo del film quello. Quindi questo è più o meno la trama sul quale non volevo spoilerare tanto, anzi non volevo spoilerare per niente. Nel cast abbiamo Chris Hemsworth. Poi abbiamo Tom Holland, che abbiamo visto in The Impossible, il ragazzino di The Impossible, ed è anche il ragazzino che farà il nuovo Spider-Man. E poi abbiamo Cillian Murphy. E allora, com'è questo film? Allora, innanzitutto cosa mi aspettavo? Beh, vedendo il trailer uno si aspetta un film innanzitutto fatto bene tecnicamente, perché abbiamo appunto le balene, anche lo stesso mare aperto, insomma, sembrava un film molto promettente, sia perché appunto cercava di raccontarci le origini dell'incontro che si è avuto con Moby Dick, ma anche per la storia proprio in sé. Si vede, naturalmente è palese che il film punta molto sulla tecnica, sull'aspetto tecnico, perché abbiamo appunto tanti effetti speciali, abbiamo anche diverse punti dove si basa sulle scenografie, quindi punta soprattutto su quelle. E devo dire che l'aspetto tecnico comunque è riuscito bene a parer mio, quindi sotto quel punto di vista non ce n'è problemi, secondo me. Anche a livello interpretativo più o meno tutti sono stati bravi, a me è piaciuto di più Chris Hemsworth, che è il protagonista. Poi per il resto è un film che comunque si fa seguire durante tutta la sua durata, perché appassiona, interessa e soprattutto presenta molti momenti di tensione, momenti di tensione che coinvolgono lo spettatore. Quindi è un film che mi è piaciuto molto, ve lo consiglio di andare a vedere perché comunque Moby Dick è uno degli animali più conosciuti in ambito letterario, ma io personalmente appunto ero curioso di sapere le origini, comunque su come si erano entrati a contatto. E vedetevi il film perché c'è anche un piccolo aneddoto riguardo il libro, il romanzo. Il mio voto a Heart of the Sea, le origini di Moby Dick, è un 7,5, perché secondo me è un film fatto bene, quindi se lo merita. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Vi ringrazio sempre per seguire il mio canale e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!